Gentili amici di Riviera 24, a tutti buonasera. È un'edizione particolare questa del lunedì, proprio perché domani, 1 maggio, non ci siamo, quindi la prossima slitterà a mercoledì. Quindi questa settimana tre appuntamenti meteo. A me fa piacere, lo spero anche per voi. Ora bando alle ciance, occupiamoci di meteorologia. Questa che si sta presentando non è una settimana, non dico di quelle bellissime anticicloniche, ma neanche perturbata. Io la definirei all'insegna dell'instabilità. Vediamo il perché di questa instabilità. Cartina per domani, martedì. Inizialmente sarà governato il tempo da questa depressione mediterranea sul Nord Africa, che invia questo fronte caldo con queste correnti sciroccali. Poi nella seconda metà della settimana, quindi da venerdì o giovedì in poi, invece chi governerà sarà l'Atlantico con quest'altra perturbazione. Quindi avrete già capito che questo stretto istmo di alta pressione, questo ponte, prima o poi si restringerà e addirittura sparirà. Per il momento in parte tiene ancora questa sera, questa notte, domani mattina, domani pomeriggio i primi segni del cambiamento, purtroppo, verso il peggio. Andiamo con ordine. Previsione per questa sera, questa notte e domani mattina, cielo che da poco nuvoloso diventerà velato, magari velature sempre più spesse fino a coprire totalmente il cielo e dargli un aspetto lattiginoso di cirri e cirrostrati. Domani pomeriggio invece lo strato nuvoloso diventerà più spesso con degli altostrati e infine tra la serata e la notte successiva anche i nembostrati, comunque sempre nuvolosità stratificata che ci porterà da domani sera o nella notte a qualche prima debole precipitazione. Neve molto alta, intorno a 1700-1800 metri in un primo tempo. Vento che si metterà nei quadranti orientali o nord-orientali, uno scrocco di ritorno piuttosto sostenuto, 10-20 nodi, localmente 25, vale a dire 30-40 km all'ora, qualche raffica un po' più forte, mare mosso, molto mosso sulle zone del lago. Le temperature direi tra 10 e 13 gradi le minime sulla costa, le massime tra 18 e 20 gradi. Ora parliamo delle giornate successive. Da mercoledì fino alla fine della settimana, praticamente, quindi fino a sabato e domenica, avremo delle schiarite temporanee totalmente inaffidabili. Magari potranno durare anche mezza giornata al massimo, però saranno sempre avvicendate a passaggi nuvolosi che potranno portare ancora precipitazioni, magari sabbiose in un primo tempo, perché abbiamo visto che si tratta di questo scirocco. Temperature in aumento, anche la quota neve aumenterà, andremo intorno a 2600 o anche 2700 metri. Vento sempre intorno est-nord-est, mare mosso, molto mosso al largo. E ora mi fermo qui. Prossimo appuntamento, ve l'ho detto, mercoledì. Buona serata e grazie per l'attenzione.